Non avete voi la sensazione che questo gruppo abbia proprio uno spirito bello, tutti stiano bene, che si sia creato un Quando c'è vince ambiente? questo. Assolutamente, assolutamente. Infatti mi fa Cioè, tutti gli incacchiare, allenatori, tutti i giocatori penso che arrivano come parlano di questo spogliatoio me. Guarda, bello, l'aria che si sta bene, i ragazzi che accolgono bene i nuovi arrivati. Bah, ma hai detto una è buon sacrosanta verità. segno. Mi fa incazzare Con quello che è successo. tantissimo quelli che invece Noi. dicono: qui scappano tutti come i topi dalla nave. Allora, scappato Folletti, Diachide, vanno tutti, vogliono essere tutti ceduti, Mantovani vuole essere ceduto, Luperini vuole essere... Invece non si è capito che è nella dinamica, accade sempre in tutte le squadre questo, ma il gruppo è unitissimo. Assolutamente. Ogni giocatore ha le sue esigenze. Io adesso sono stati fatti dei nomi. Io dico un Ne attimo la mia. parliamo, senti, Ah, ne ne parliamo dopo. Ok, parliamo fai, dopo scusa, quando sì. faremo l'ultima parte Volevo dire una tutta cosa sullo sullo mercato. spogliatoio. Veloce, voglio Dopo, fare dopo, pagelline. dico dopo. Poi stavo pubblicità. No, Sono le mancano 11 pagelline. minuti. Ah, le pagelline. Ah, no, scusa, pensavo, non ho fatto caso. No, sullo spogliatoio mi piace dire questo, se posso. Secondo me lo spogliatoio, se è unito o non è unito, nel calcio conta poco. Perché poi è unito quando vinci e si discute quando si perde. Ma poi insomma, c'è giocato a Sì. pallone. Allora, quando si perde si litiga, se non si litiga è grave. Se quando perdi non litighi è gravissimo, significa che nessuno gliene frega niente. Se io alla fine della partita non litigo, se tu pensa se io gioco il rigore la partita l'aperto, litighiamo sicuro, perché È significa che ci... successo, Perché poco perché vincevamo, però è significa che successo. ci tengo. Se io alla fine della partita ognuno se ne va per conto suo, la macchina sua, significa che non gira. Quindi secondo me, cioè, state vedendo come posso dire, il documentario sulla Lazio, cioè quelli si spogliavano su due spogliatoi diversi. Ma poi quando iniziavano a giocare, dopo giocavano tutti insieme. Faccio un altro esempio. L'Olanda e l'Ajax degli anni 70, ognuno andava per conto suo, si mettevano le corna fra loro. Poi dopo però conta il campo, conta il campo. Gossip. Lo spogliatoio unito è una sciocchezza di chi va a vedere la partita e non sa neanche la palla se rimbalza, se è rotonda o quadrata. Lo spogliatoio unito non conta niente, anzi, spesso, spesso lo spogliatoio comunque Dipende. fatto di persone di grande personalità poi dopo rende. Può Dipende. essere Sono un fattore d'accordo con te. positivo, specialmente per esempio fra i dilettanti, essere tutti amici ti può dare una mano, perché poi, però quello che Assolutamente. conta è quando scendi in campo. Lo spogliatoio è unito quando si vince e si vede quando si è aperto, in tutte le Io squadre. in questo aspetto sono d'accordo, però dicevo nel caso specifico della Ternana, avendo una media Non c'è età, tutto sto casino e qualcuno dice, vabbè, avendo una questo è media chiaro. età molto, Sono tutti molto bassa, ragazzi. sono tutti ragazzi, il ragazzo è giusto che respiri un'aria giusta, vera, Forse vivace. nel giorno di ritorno dell'altro anno non c'era proprio questa atmosfera. È un problema de sueldo, de sganassas, pipos. Piade sull'aggeggico, via. Perché quando tu hai una uniformità anche a livello, diciamo, Non sorgono le salariale, gelosie, certo. ecco, non sorgono gelosie. Certo. Quando invece hai delle difformità Dopo salariali c'è clamorose come l'anno l'invidia, le scorso, cose. la voglia di... Sì, è vero per carità quello che dice Gigi, ma è pure vero secondo me che... Aiuta Dopo le avere prime uno difficoltà comincia a spogliatoio. Sì. litigare. Anche perché la Ternana, lo spogliatoio ce l'ha avuto sempre bello compatto anche quando perdeva. Quindi. Pagelline, Iannarilli, sono tentato di dare senza voto, alla fine do un 6 Beh, politico. 6,5. Sei. 6,5. Maradone non l'ha fatta. No, Maradona non l'ha fatta. Per cosa? Beh, 6,5, ha fatto una fatta la bella parte sua, un paio di gestione. uscite. Vabbè. Allora, sto notando, devo dire la verità, l'ho detto già Da quando due c'è puntate Sorensen? fa, lui sta iniziando ad uscire un po' di più, è più puntuale, è più preciso. È una sensazione mia, ma secondo me il ragazzo ci sta lavorando. E quindi, Va secondo me, è bene. giusto. Anche perché da un po' il procuratore dei portieri era con Breda cambiato, non mi ricordo adesso il nome, però Secondo me cioè. si vede che comunque sia Iannarilli in alcuni fondamentali è migliorato. Ma scusate, ma perché commentiamo Iannarilli in una partita in cui non ha subito un tiro Sì. in Perché porta? io dato Cioè, 6,5 e ho detto che era troppo. ma no, non ho capito il motivo, non è che era troppo. Io ti dico, per me era senza voto, metto sei A me politico. mi sorge un'impressione però che tu dei portieri ci capisci poco. Può Mi dà darsi, st'idea. può darsi, però secondo me questa è la partita meno Scherzo poi indicata. naturalmente, no? Perché sono a casa, poi pensano che Ma litighiamo questa è la per partita meno indicata per parlare del portiere, secondo me. Ne hanno tirato mai? davvero. Hai ragione, su questo hai ragione. Mantovani, sei. Niente di Sei. eccezionale, ma neanche niente di clamorosamente Io non capisco negativo. perché mi ha messo il regista in questa posizione che non si vede mai il volto. Non riesco a Gira, capire. dai, Mi ha andiamo, messo in una dai, per posizione cortesia. Hai sfortunata. detto che volevi andare a vedere l'Inter. Allora, Sorenzo, io metto
5. Purtroppo 5, mi spiace, errore grave. Mezzo, via. Che sarebbe anche meno 5. Meno, però facciamo 5. Aspetta, 5 e mezzo. Questa partita onestamente ha fatto un po' di errori. Un po', diciamo, tanti. Che se avessimo perso gli avremmo dato un altro voto. Ecco. Ha fatto un po' tanti errori questa partita. Ciò non toglie che il valore del giocatore è chiaro, cristallino e noto a tutti. Sì, sì. Noi commentiamo la singola partita, questa partita è con tutta la buona volontà. Certo. Avanti, Lucchesi 7. 7, sì. Ha fatto una buona partita, a oltre segnare. A segnare. Insomma, e poi è un gol importante quello. Perché... Sabato ho rivisto un Lucchesi serio. Era un paio di partite un po' così, invece sabato bene, molto bene. Era un po' impallato. Prescinde dal gol. Comunque, secondo me anche l'avversario fa tutta la differenza nel mondo, certo. Sulle prestazioni dei giocatori. In casa sola, 6 e mezzo. 6. 6 e mezzo mi è piaciuto più del solito. 6 e mezzo. Beh, ha fatto quell'azione, sì, ecco. Beh, insomma, non è stato il Casasola di Bari che veramente ci aveva impressionato. Casasola, in negativo. Casasola di Bari. In negativo. Male. De Beer. 7. De Beer. 6 e mezzo. 7 meno, tra 6 e mezzo e 7. Fatto una grande partita, secondo me. Anche secondo me. Poi però, qualità. Possiamo dire che è pure sfortunato sto ragazzo, gli hanno ritirato la maglia, l'arbitro lo vigne fischia, lui lo rimanda a quel paese e la ammonisce. Sfortunato. Imbarazzo a disciplinarsi. No, è venuto a prendere la carta in diario, io ti dico se ti aspetta un attimo sta calmino. Non mi dà una capocciata. Quello è un limite, quello è un limite. Però Riera fallo un'altra volta per lui, la maglia è palesemente lunga, c'ha ragione. Ma non c'è dubbio, però. Infatti c'ha ragione Breda, dice, quando gli fischiano punizione contro. Faticanti, 7 pieno, anche 7 più. Forse 7 più, sì. 6 e mezzo. 6 e mezzo pure io, come Alessandro. Io 7 più perché secondo me è esattamente il giocatore che ci mancava. Serviva. Serviva un giocatore così, perché è poco visibile, ma grande ordine, grande sostanza. Un po' grande... di costruzione gli mancava. C'è anche da dire che ha guadagnato punti perché bisogna considerare anche chi sostituiva. Quello è, dice, ti piace vincere facile. Può darsi. Vabbè, lo terremo dopo. Le squadre ruotano intorno al centrocampo. Allora, Puttia, 6 e mezzo. A me mi è piaciuto anche. Tanto in fase di contenimento, ha fatto grande corsa, grandi contrasti, parecchi recuperi, certo, poi dopo in fase di impostazione un po' meno bene, però... Diciamo che siamo un po' più generosi perché alla fine è venuto un bel risultato, via, quindi... Sì, no, però cioè, guardo le due fasi, in fase di contenimento è stato il migliore, ha corso più di tutti, ha recuperato più palloni di tutti. Ce lo meritano poi, abbiamo detto di appoggiarle la squadra. No, ma ci mancherebbe. Questo era un centrocampo vero, certo, stavolta. Adesso non è che devo fare gli scienziati, se era capito. Oh, qui 7 e mezzo. Al di là del gol, grande prestazione. 7 e mezzo ha finito in crescendo. 7 più per il gol, diciamo, che poi è un gran gol, perché non era facile. Siamo lì. Bravo. Direi che non va rimpiangere Corrado. Proprio no, ma Corrado che abbiamo visto dal neanche quello buono, neanche quello buono dal girone di ritorno dell'anno scorso, no, anche di quello del girone d'andata. Bisogna aspettare per giudicare un giocatore, no, per carità. No, però Carboni, come vi dicevo prima, è la differenza tra un quinto che ci sa giocare Corrado l'anno scorso, e Corrado è andato secondo me un quarto di difesa adattato a fare il quinto, che non è proprio esattamente gli stessi movimenti. Comunque mi sono visto Palermo-Modena, non è che su granché, Pereiro santo subito 8 e mezzo. No, io solo perché lo voglio dire 8. Però il 8. Voto è più alto, però il voto è più alto, lo specifico, però mandava di urlare rotando, cioè, come fai a andare santo subito? No bravo partita 8 e mezzo, 8, sì, 8 e mezzo non ci piove. Andiamo avanti, mi brillavano gli occhi. Raimondo di amicizia, proprio. 6 meno d'amicizia. 6 e mezzo. Sì, è piaciuto a te. 6 e mezzo, ha lottato, ha corso. Prima Enrico ha detto una cosa. Molto... Aveva anche un po' meno assistenza. Adesso. Prima Enrico ha detto una cosa molto giusta. Adesso Raimondo si è trovato a lottare da solo, ha sporcato i palloni, ha dovuto sporcare. E quindi il giocatore adesso va valutato pure sotto altri punti di vista. Poi lo tengo, ha aiutato la squadra. Doccia, no? È venuto a prendere palla, ha fatto la sponda per De Burro che ha fatto ripartire Pereiro. Quindi se dobbiamo fare un vestito intorno a Pereiro, è giusto che Pereiro faccia il Pereiro, però Raimondo secondo me gli ha dato 6 e mezzo perché si è sacrificato e si è messo a disposizione. Qualche partita secondo me con due attaccanti e Pereiro ci si può provare. Parliamo dopo, andiamo avanti. Ecco il 6 e mezzo.
Bologna per me è senza. Mi è piaciuto Bologna. Ma che quando ha giocato? Ha giocato anche infortunato, sì. Sei minuti. Pochi minuti, però. Sei minuti. È entrato stringendo più recupero, però. Più 5 di recupero. C'è più recupero, sì, sì. No, 11 minuti. È entrato da infortunato. Per me è senza uno. Vabbè, cambia poco. Poi ci sta soprattutto. Io non ho capito perché è entrato a Bari. L'ho detto e lo continuo a dire, nel senso, però viene dalla Serie D. Fa bene, sei più. Sei più. Favasuli è entrato a posto di Casasola perché lì avevano iniziato a spingere forte dietro Casasola. Magari Casasola sarebbe stato. Era un po' strano. Era destinato a calare, diciamo. Esatto. Casasola è impoverato, è entrato Favasuli e lì ha rimesso una pezza. Favilli, sei più di fiducia, via. Per me è entrato bene. Hai fatto gol, mi sa che era un buon gioco. Poi lo però è entrato con voglia, è entrato con la grinta giusta. Mi è piaciuto. Sei. Mi è piaciuto Favilli. Di Stefano sei. Famo sei. Se famo il suo ragionamento, aveva fatto l'assist per Favilli. Certo. Sul gol annullato. Sì. È solo che era un fuorigioco, rispettivamente. Uno dei 5 e uno dei 7 metri. Breda 7. No, 7 e mezzo. Breda. Ha rimesso in piedi una 7. Squadra che ha battuto una delle formazioni più forti e in forma del campionato. Secondo me Breda adesso sta facendo un grandissimo lavoro, gli rimprovero solo il centrocampo di Bari. Io Breda 6,5 per un semplice motivo. I primi 10-15 minuti potevamo aver perso la partita. No, Henry, scusami, Faticanti era appena entrato e sai che un mediano davanti alla difesa, le squadre vanno sulla mediana. E la prima volta giocavamo la mediana a 3, la prima volta giocavamo vertice basso. E giocavamo contro una squadra che è partita fortissimo. Ma che me vuoi dire? Noi dobbiamo giudicare l'allenatore da quella partita. Però è vero quello che dici tu, però ci sono delle considerazioni generali. Delle attenuanti. Allora, diciamo. Intanto cominciamo a dire che 6,5 è un bel voto. Ai tempi miei. Tu non hai piato mai? L'ho preso anche di meglio. Però insomma non ci sputavo se mi davo. No, volevo dire però. Devi mettere sul piatto che ha battuto una squadra che veniva da 7 vittorie e 2 pareggi. Cioè, non è che giocavamo contro Vergoltese. Allora, tutto il rispetto. Tu metti il voto che te pare, io te lo dico, no, però. Ma questo è poco massimo. No, nel senso. Ma infatti, allora io ribadisco, secondo me Cittadella. Per me è strano che c'ha tutti quei punti lì. Come è strano che ce l'ha il Catanzaro, ribadisco. Io, poi uno ha le sue idee. La città sono 15 anni e fa la serie. Uno c'ha, sì, l'anno scorso si è salvato per miracolo. Uno ha le sue idee, no? Dà una valutazione di quali sono le squadre. Vabbè, io sei mezzo. Più o meno forte. Io dico che se te non ti dice bene che pigliano Dupali. Vabbè. Vai sotto 2-0, è un altro incubo anche sta partita. Sì, però io rispondo in un'altra maniera. Per cui 6,5 è un voto largamente sufficiente. Vabbè. Secondo me 3-1 col Cittadella, 7 se lo merita. Ma al di là di questo, che ognuno giustamente, come ha detto Alessandro, l'hai detto tu, mette il voto che gli pare. Bisogna ribadire una cosa, che al di là del centrocampo di Bari, questo è arrivato, eravamo quasi retrocessi. Un miracolo. Questo fino adesso, perché poi c'è sempre la scaramanzia e vari scongiuri, però fino adesso ha fatto un miracolo. Quindi è vero che dobbiamo giudicare dalla singola partita, e io a Bari non mi è piaciuto il centrocampo che ha schierato, dice che Margini non è forte, ognuno ha la sua opinione. Beh, però vedi, dimostra intelligenza, ha cambiato subito. Però ti dico che vincere 3-1 in casa col Cittadella, pur con questo Pereiro, ma col Cittadella in forma in questo momento, 3-1, squadra che si deve salvare, 7 secondo me, non è, questo è il mio parere. Questa è la tua opinione, io ho la mia. Tra l'altro non è che ho dato 4, ho dato 6,5, da 6,5. No, ma era solo per giustificare. Dai che siamo andati stralunghi. Pubblicità. Casa tua. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta,
la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli, di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 28 81 66, 24 ore su 24. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sporto. Ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana a Terni in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia. Specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo dai quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venitemi a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce, il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Bene, di nuovo in studio, ultima parte di trasmissione. Abbiamo corso volutamente, non tanto per mandare a te a vedere la partita, che tanto la trasmissione sempre quello dura, ma perché volevo tutto l'ultimo slot
per parlare dell'ultima cessione, no, è di giornata, la notizia di Aguilé, dopo i nodi fatti che ci ha raccontato Capuzzucca, ha lasciato la Ternana, è stato acquistato dal Palermo, 1,5 più bonus, ma dopo tutte le precisissime qui l'uomo mercato, Gianni ci mancherebbe. Poi parliamo di come verrà rimpiazzato, perché verrà rimpiazzato, insomma il mercato è ancora in evoluzione, parliamo anche di eventuali moduli da sperimentare, perché io so, mi piace sfruttare la presenza di Alessandro su questo. Tu come vorresti giocare, diciamo? Allora, tanto devo vedere come finisce il mercato, certo, chi arriva, giusto, chi va, perché insomma, hai ragione. Senza sapere qual è la rossa non lo potrei fare. Ho fatto però, una domanda sciocca. Però già da adesso ti dico che secondo me, allora io non penso che Pereiro godrà della libertà di movimento che ha avuto in questa partita, perché tutto sommato nessuno, non già hanno avuto una marcatura. Ha detto anche Corini, ma boh. Mi sembra strano che non l'hanno marcato a uomo, perché insomma se tu c'hai, sai che c'hai quel giocatore, poi c'è stata solo una punta. Boh, l'ha detto anche Corini, ma Polazzi l'abbiamo sottovalutato, dipende anche se questo... Ti nasconde la palla o lo manchi male? Io non ho visto una marcatura ferrea, è vero che lui svariava, si allargava, per carità, però gli hanno lasciato una discreta libertà di movimento. Secondo me alla seconda, terza partita già ci voleva una partita a casa. Per cui ritengo che almeno un altro attaccante accanto a Raimondo potrebbe essere, che poi era la stessa critica che avevamo fatto mille volte a Lucarelli quando giocava 3-5-1-1 all'inizio, no? Anche lui, anche lì serviva un'altra punta. Quindi, però... Secondo me, se arriva questo Corazza di cui mi parli, essendo già arrivato Carbone, vediamo che arriva centrale a sostituire Di Aguilé. Secondo me l'evoluzione naturale di questa squadra potrebbe essere un 4-3-1-2 atipico, cioè un 4-4-2 col rombo, con Faticanti davanti alla difesa, difesa a 4, Faticanti davanti, i due frangiflutti corridori per tutti, in questo caso sono stati De Boer e Putia, ma poi vediamo chi può essere, Pereiro e Raimondo Favilli al momento, visto che è rientrato, è disponibile, poi Di Stefano, Dionisi, eccetera, eccetera. Questo però è un'evoluzione, non è che domani giochi così, un minimo ci devi lavorare, questo è per trovare una soluzione offensiva in più. Poi magari... basta e avanza a giocare 3-5-1-1, ma magari a me frega niente, per carità. Però se io ci ragiono un attimo mi viene in mente questo. Detto questo, di queste cose però volevo parlare dopo. Gianni, mercato. Il punto sul mercato, al mercato, sul pezzo. Allora, la notizia di oggi che si è concretizzato verso le 13:30, la cessione di Di Aguilé. Di Aguilé, facciamo l'antefatto, aveva già chiesto di essere ceduto quest'estate, c'era stata una prima offerta del Palermo che non era andata oltre i 700.000 euro più bonus, rifiutata da Capuzzucca e da tutta la società. Poi in questa sessione di mercato sono state per bocca di Capuzzucca recapitate altre due offerte da parte del Palermo, si è arrivati alla seconda offerta e c'era 1.200.000 cash più bonus, anche lì la Ternana ha detto no. A quel punto Di Aguilé venerdì sera, durante il ritiro pre-gara, diciamo così, ha avuto un comportamento non consono a quello che deve avere un professionista, si è rifiutato di giocare, parole di Capuzzucca. A quel punto diciamo che i rapporti già tesi si sono definitivamente compromessi e si è arrivata alla giornata di oggi. La giornata di oggi ha portato a una schiarita, perché semplicemente il Palermo ha alzato l'offerta, quindi la Ternana che sarebbe partita secondo me per mettere fuori rosa Di Aguilé nel caso in cui non fosse arrivato questo rialzo del Palermo, momento in cui il Palermo ha messo sul piatto circa un milione, tra il 1.400.000 e il 1.500.000 più bonus non tanto facilmente raggiungibili. In che quindi, senso? Che i bonus sono diciamo il cancelletto per arrivare ai bonus è bello alto, quindi credo che se ci saranno mai 10 bonus ne potranno essere raccolti dalla Ternana 2 o 3, perché mi è stato detto che insomma i bonus sono impegnativi, però di sicuro la Ternana rispetto a 1.200.000 diciamo ha avuto un upgrade nell'offerta di circa 300.000 euro, quindi Di Aguilé è tutto fatto, lascia la Ternana, credo che però il comportamento sia da censurare, perché il ragazzo comunque poteva ottenere la cessione in altri modi, e a questo punto la Ternana
Altro, il ragazzo deve tutto la Ternana. Deve tutto la Ternana perché è stato se preso. Rimaneva a Teramo, penso. È stato preso da Teramo in Serie C, è stato valorizzato, è stato sempre trattato, penso, strabene dalla società rossoverde. Non anche mi pare. Anche la tifoseria. Dalla tifoseria, sì, insomma, il comportamento non è stato in lì. Anche perché avrebbe potuto Diachite seguire quello che ha fatto Falletti, cioè Cesare. Fino all'ultimo giorno si è allenato, io ero presente il giorno dell'ultimo allenamento, si è allenato davvero professionista, ha fatto l'ultima partita da capitano, poi legittimamente andava in scadenza di contratto, ha deciso di andare a Cremona, ci siamo lasciati tutti bene, no? Mi pare che sia stato apprezzato tutto questo tipo di approccio, così come per Corrado. Io invece credo, Diachite ha cercato, sì, ha forzato un po' io la credo, mano. Io forse. Credo Gianni che in questa situazione di Diachite, credo che chi è il suo procuratore non si sia, non l'abbia consigliato bene. Perché comunque sia, tu sì, come Ternana vai a monetizzare, va bene. Un giocatore, l'ho detto anche l'altra puntata, un giocatore può essere sostituito, quindi speriamo che la Ternana adesso reinvesta qualcosa sul difensore, ma l'importante è mantenere Mantovani. L'aspetto strano, sono onesto, cioè mettere su tutto questo teatrino e creare tutte queste problematiche in questo momento per andare a Palermo in Serie B non ha senso, perché tu ti finisci l'anno da titolare alla Ternana, perché a titolare inamovibile nessuno gli toglieva il posto, sia a 3 o a 4 Diachite era un punto fermo, e il prossimo anno ti scegli la squadra di Serie B, perché Diachite in Serie B diventa una garanzia e va dove vuole e quando vuole le cifre che vuole. Alessandro, era quello che voleva fare la Ternana. Era quello che voleva fare la Ternana, cioè cederlo giù. Infatti ti dico, è stato secondo me è stato consigliato. Però male. Come sai, stanno altri discorsi dopo, no? Nel calcio è così, quando il giocatore vuole andare via e praticamente qualcuno crea, diciamo, problemi al gruppo, mi risulta comunque che il gruppo non abbia preso bene questo comportamento, anzi, tutt'altro, quindi a dimostrazione della compattezza della rosa. Poi chiudiamo sul discorso mercato. Allora, eventuali altre cessioni, ecco, chi c'è in ballo? Eventuali altre cessioni, allora Mantovani no. Non credo che partirà più, perché a questo punto con la cessione di Diachite resterà. Bisogna vedere la posizione di Luperini, perché ovviamente trova poco spazio, però anche lì credo che Luperini legittimamente potrà chiedere la cessione. La Ternana, siccome l'ha preso, l'ha svincolato, non è che lo ridà, diciamo, in regime di svincolo comunque gratis. Quindi bisogna che il resto, ma lo cominciano a capire, ci si mette in testa che Capozzucca è un DS di quelli importanti, cioè non è che esegue quello che gli chiede un procuratore, ecco, capito? C'erano abituati male. Noi c'eravamo abituati, diciamo, no, non è che c'erano abituati male. Il mercato della Ternana non lo faceva un direttore, lo faceva qualcun altro, ecco. Invece mi sa che quest'anno stanno capendo procuratori, altri direttori sportivi, che la Ternana, ma secondo voi Luperini non può Stefano trovare Capozzucca spazio in questa squadra? Secondo me sì. Ma anche secondo me, però quando sento dire, insomma, che c'è sta, ecco, si abbandona la Naima, manco per niente. Cioè, Capozzucca ha giustamente detto a Palermo, lo vuoi Diachite? Benissimo, guarda, per me vale questa cifra. Gli ha fatto anche, tra virgolette, lo sconto. Però, se no, non va. Cioè, diciamo che ha sbagliato il ragazzo a forzare la mano, dai, su, ormai. Adesso, per esempio, si parla, è uscito oggi, non ho conferme, ma come possibile sostituto di Pellegrino del Milan. Pellegrino del Milan, te lo dico da milanista, era uno che il Milan aveva preso, argentino, certo, che l'aveva preso per entrare nel roster non solo della prima squadra, ma ha giocato pure, ha fatto un paio di partite, una da titolare, e poi si è fatto male, si è rotto un po' il malleolo, una cosa del genere, adesso è quasi pronto. Corazza credo che arriverà questa settimana, e poi vediamo, perché secondo me, e sono convinto che succederà, arriverà un centrocampista, dicevo. La chiusura del mercato proprio all'ultimo, io me lo tengo in canna il colpo, però è il nome. Però penso che arriverà un centrocampista di quelli importanti, ma proprio importanti. Però Gianni, scusa, la domanda è legittima. Adesso la Ternana incassava 1,5 milioni, no? Appunto. Di Diachite. Corazza è un prestito. Pellegrino sarebbe un prestito. Ho detto, un centrocampista. Leggevo Bonfanti pure, possibile, dall'Atalanta. Non ti risulta. Vabbè, io dico quello che... Sì, certo. Qualcosa reinvestirà? Sì, penso di sì. Penso proprio Ma un centrocampista a 1,5 milioni non ci credo. No, probabilmente non tutta la cifra, ecco. Però una buona parte. Come ha reinvestito per Pereiro? I 300.000 che ha incassato dei Falletti l'ha messi sul piatto per il prestito oneroso di Pereiro. Perché ricordiamo che Pereiro, l'ingaggio lo paga tutto il Cagliari.
La Ternana però... Ma potremmo prendere Pagano ugualmente? Non lo so, non mi risulta, anche perché De Rossi... De Rossi l'ha bloccato. Ecco, ha bloccato la cessione. Perché quello non è, al di là delle minchiate che ho sentito in giro, quello tutto è meno che trequartista. Se tu dovessi fare... Quello è un centrocampista, incursore. Offensivo. Se dovessi fare il nome di un trequartista che ho già fatto, Gino Infantino, della Fiorentina. Beh, però, un altro dici tu. Beh, diciamo il vice Pereiro. Ma se Pereiro c'è un raffreddore? No, no, per carità. Cambiamo modulo un'altra volta. Non lo so, non mi non credo. Penso che si concentreranno su un centrocampista di regia, diciamo. Su questo aspetto. Senti, ci vorrebbe anche uno un po' esperto? C'è il discorso di Luperini, no? C'è il discorso di Luperini. Se Luperini lo tieni, potrà fare l'alter ego posizionale in campo di Pereira. Secondo me in questo momento la Ternana serve, soprattutto a parte il sostituto di Aguilera. Stessa cosa, uguale. Serve un centrocampista, vabbè, con altre caratteristiche. Serve un centrocampista di quelli, come si suol dire, che gli puzzano il fiato. Di quelli che... Più da regia. Sì, no, da regia, ma di quelli che quando ci saranno le partite decisive per la salvezza... Si fa sentire con i compagni, con gli avversari, con l'arbitro che prende un po' in mano la squadra anche dal punto di vista del carattere, della cattiveria. Ci serve un giocatore così, perché tutti sti ragazzi, fra l'altro Faticanti ce l'ha anche queste caratteristiche, però c'ha 20 anni. È un conto che giochi, Faticanti, c'ha 20 anni. Tu fallo giocare. Sì, sì, ma sono d'accordo con te, però un conto un ragazzo di 20 anni è un conto uno di 30, capito, da questo punto di vista. Ma non ci piove. Lo dico sempre, se ti ricordi l'Esma con la spalla, a un certo punto hai detto, dobbiamo fare... Però mi sono visto. Avete vinto il campionato? Allora, nel weekend mi sono anche di certe mi cose. Sono visto per intero Palermo Modena e Ascoli Bari. Ascoli Bari. Cioè per intero si è addormentato quando. No. Mi sono concentrato, chiaramente un occhio in più l'ho buttato su di tacchio, no? Perché sai. Beh, non è andato male, come sai da quello che mi dico. Sì, ma voglio dire, se il prototipo del giocatore trentenne o over 30 in questo caso, che ti deve fare la differenza in queste partite, io non l'ho vista. Mi dispiace. Io la mia opinione, poi dopo magari. Mi dispiace, se noi ci dobbiamo. Allora, secondo me, giocatore serve, ma io lo prenderei in attacco. Allora, prenderei il sostituto di Aguide. Dice a centrocampo, non so più come anche non serve. Centrocampo. Non ci farei l'investimento, perché Faticanti secondo me è veramente un gran giocatore. Faticanti è stato pagato, eh? Prestito, però è uno. Beh, ovvio, uno. Ma quello, senti, ma in attacco quello vale, però dove lo fai giocare in attacco questo che dici tu? Io, poi se viene ci io sono, lo fai giocare. Io sono convinto che tu devi giocare con due punte e devi trovare il modo, cucendo, tessendo come ti pare, di giocare con Pereiro e due punte. Perché Pereiro è una punta, secondo me, massimo non so se già la prossima a Venezia, ma fra due partite sicuro, Pereiro te lo ingabbiano. Ti mettono uno addosso fisso, che gli mena dall'inizio alla fine della partita e te lo annulla dopo un po'. Qualche volta riuscirà, qualche volta non riuscirà, ma non posso pensare che noi dopo, se per caso becchi la giornata in cui c'è quello che lo marca, che non gli fa... Non gli permette di fare le giocate che sa fare, Raimondo da solo l'attacco non lo regge. Non lo so. E anche Favilli non lo so se da solo. Favilli, c'è Di Stefano. Favilli, io mi dispiace, io tra tre partite secondo me fila integro il ruolo che ci serve, per carità, Faticanti, vabbè, è un altro centrocampista. E non mi pare Zuber anche questa cosa. Magari ci serve l'attaccante. Io, per me serve più un centrocampista di regola. Allora, se a livello difensivo ci prestano questo Pellegrino. Abbiamo risolto. Cioè, vabbè, uno lo anche, prendiamo tanto. C'è anche in quest'anno che è arrivato. Cioè, tra l'altro, voglio dire, a livello numerico ci siamo. Bologa. Vabbè. Ma io non ci serve uno a livello di Mandovani, no? Rimane Mandovani. Mandovani è sì, però ci serve garanzia. Uno. Allora, ragazzi, serve uno, adesso, bravo, dai. Con tutta la buona volontà, con tutto lo schifo per il comportamento, eccetera, hai perso il tuo miglior difensore. È quello dico. Si può dire? Certo. Per esempio, ci vogliamo piegare in occasione. Hai perso il tuo miglior difensore. Appunto, dico, ci vuole un sostituto all'altezza. E qui ci vuole un difensore. Prima occasione del Cittadella con Diachide, magari non le prendi. Allora, rientrerà Capuano. Sorensen migliorerà. Mandovani migliorerà. Vedremo quest'anno com'è. Bologa
Io non mi aspetto che mi risolva la questione Bologna. Questo Pellegrino, però vediamo. Hai detto una cosa giusta, cioè hai perso il tuo più forte difensore. A prescindere da questo, secondo me, siccome i sostituti che ha portato Capozzucca sono stati finora tutti più forti di quelli che sono partiti, io sono fiducioso. Però un difensore in Serie B più forte di Aguilera. Non sto discutendo di fiducia o non fiducia. Pellegrino, stiamo per esempio, basta che sia a livello di Aguilera, va bene, anche leggermente inferiore. Te lo dico io, se viene Pellegrino. Sì, se viene però, ecco, quando arriva diciamo sì. Ma proprio Diakité, ma è più forte di Diakité. Se Pellegrino sta bene è decisamente forte. Cioè, però possiamo parlare di ipotesi, quando arriva diciamo sì. Però siccome finora mi ha portato Faticanti, mi ha portato Pereiro, mi ha portato Carboni, io sono un figlio. In che senso? Ma anche De Burr ha portato, se tutti ce lo dimentichiamo De Burr. Allora ribadisco il concetto, non stiamo parlando di fiducia o mancanza di fiducia, stiamo parlando dato di fatto. Ma certo, questo certo, è andato di fatto. Aspettiamo fiducioso il sostituto. Ecco. Dopodiché, se arriva su Pellegrino, arriva la corazza, a difesa, basta, centrocampo, secondo me, Faticanti ha messo una gran pezza, uno in più, anche con le caratteristiche che dici tu, non sono contrario, anzi, va bene, però... secondo me anche lì qualcosa di sfrondare, perché a questo punto perché cominciamo a io qualche idea ce l'avrei, però vabbè, va bene. Si è capito, con la L non lo so, va bene. Io dove vedo che noi siamo più carenti, secondo me, è l'attacco, perché ci continuiamo a basare su Raimondo, che è uno ragazzino, ha fatto 7 gol alla prima. Ho capito, ha fatto 7 gol, l'ultimo l'ha fatto 5 partite fa. Che significa? Veramente ha visto la palla con l'Anternino. L'altro è Di Stefano, ancora peggio. Tanto bene, avevo detto all'inizio che condividevo tutte le tue idee. Ci roviniamo, ma finale. Guarda, il fatto che tu non condivida le mie idee, a certe volte è una medaglia che mi appunto. Infatti. No, nel senso... Posso esprimere la mia opinione? Ma secondo ma me, se tu devi mettere a frutto sto 1,5 milioni, metti che spendi 400.000 euro per il centrocampista, che gli altri due sono prestiti, io altrettanto... Tu dici che andrà a prendere Belotti. Ma Belotti costa un po' di più. No, perché c'è il Como lo vuole. Per secondo me costa... ma il Como c'ha altri soldi rispetto a noi. No, io dico che un attaccante forte che ti garantisca... una decina di gol. Io non sono convinto, perché poi dovrebbe per forza giocare con 3, infatti davanti Pereiro, allora per come ho capito io Breda, io ti dico il mio timore, l'ho detto prima, però secondo Pereiro me nel giro delle due partite Pereiro te gli mettono una marcatura fissa, cioè, e dopo diventa un problema fa gol. Ma è un problema però anche per loro, perché se ti mettono uno in marcatura fissa o due, dopo c'hanno due giocatori in meno, cioè io credo che Pereiro farà la seconda punta. Secondo me c'ha anche le caratteristiche. Secondo me c'è un modulo che ad oggi. No, c'è Favilli, Raimondo. Basta. Vedendo anche lo storico di Breda, c'è un modulo che stavo ragionando che ti permette di giocare con diciamo le due punte, tra virgolette, mascherate, e ti permette di avere un certo equilibrio nel campo. Che Breda già l'ha fatto anche a Terni, che è il 4-2-3-1. Ti metti 4-2-3-1, quindi giochi con Faticanti e un mediano che può andare a prendere o De Burr in mezzo al campo, Pereiro sotto Favilli, quindi Favilli prima punta, Pereiro sotto, a destra Casasola e a sinistra Raimondo. Comunque secondo è Mangino. Mangino lo mandi a tirare, vabbè, perché tu c'hai Pereiro che si allarga sempre molto là. Uno dei due esterni, cioè Casasola, che ti dà copertura e ti fa mantenere l'equilibrio. Pereiro apre sempre un po' sulla destra e col Mangino a rientrare potrebbe mettere palla. Casasola esterno in quella maniera che non è che difende. Pereiro ci ha giocato con gli anzi. Quell'odore di Casasola alta a destra, io te lo, da mo' te lo dico, però la difesa a 4. Carboni. Non mai convinto. Io invece ho un'obiezione, perché prima lui diceva, io non sono intervenuto, cioè, ci abbiamo già giocato 3-5-1-1 con Lucarelli, con Falletti, Raimondo non andava. Però io ho una grande stima di Falletti, lo sapete, no? Però un conto il Falletti da adesso, che in fase offensiva rendeva poco, certo. Se tu giochi 3-5-1-1 con Pereiro e Raimondo è un'altra cosa. Perché Pereiro, se lo metti al limite dell'area, è uno che ti fa gol. Allora, se te lo puoi anche permettere di giocare con un centrocampo molto coperto,
Pereiro e Raimondo, perché Falletti, se vi ricordate, il lavoro lo faceva, ma in zona gol quest'anno non è stato mai efficace. È un conto che ci metti Pereiro a fare, come posso dire, il 3-5-1-1 con Pereiro al limite dell'area, e tu dici lo marcano. Sì, sarebbe troppo semplice, se nel calcio io marco uno, mi faccio, poi bisogna vedere quello che riesce a non fare. Comunque Sabato non era 3-5-1, cioè sono due giocatori diversi. Sabato era 3-5-2, cioè Pereiro giocava sulla Falletti, stessa linea. L'ho seguito anche nella partita con la Cremonese, è uno che si dà tanto da fare, ma più adesso in fase di centrocampo. Questo è uno che se gli arriva la palla al limite dell'area, o comunque se c'ha la giocata libera, ti fa gol. Certo. Quindi ti puoi permettere Pereiro di giocare 5-1-1. Pereiro non lo marchi con l'uno contro uno. Pereiro si marca di reparto, di sistema e di squadra. No, per dire che 3-5-1-1 non è una squadra sterile come era sembrato. Ai suoi livelli non lo marchi in Serie B. Pereiro, no, nel senso che Pereiro si può arginare. Pereiro devi lavorare sulle linee di passaggio, devi andare a lavorare, certo, devi lavorare sul raddoppio. Pereiro quando si allarga devi però lavorare ci sui rientri, insomma, capito? Cioè, lo puoi fare partite con questo Carboni che entra, secondo me devi trovare una mezzala magari un po' più forse di inserimento, no? Perché stavolta abbiamo dato l'impressione di quello che dicevo Pagano, sono d'accordo che con te, è ruolo, abbiamo sì, dato però l'impressione di sterilità offensiva, no, magari tu dici non è che Pereiro no, lo sai prima nell'analisi tattica, che un aspetto che secondo me non abbiamo fatto notare si è evidenziato o si è evidenziato tipo di giocatore. È che nei momenti di cross, anche Casasola quando fa quella bella azione, l'area non è coperta bene. Cioè Carboni fa gol perché è alto e Pereiro, diciamo, fa un cross al bacio, come se è scritto spingere. Ma tu in area c'hai Raimondo e Carboni. Se giochi così, per quindi forza. Nel senso, con Pereiro che viene a fare queste giocate fuori, tu c'hai la copertura dell'area fatta bene. Beh, questo è quello che diceva lui. Potrebbe bastare, certo, però, capito? Però secondo me può bastare. QB, quanto basta? Cioè, con Falletti, eravamo sterili, le prime partite lo dicevamo, no? Cioè, giochi con Falletti che gira intorno all'attaccante, ma non tira. E Favilli, e la palla non la pigliavi mai davanti. Invece, con Raimondo e Pereiro, sei un pochino più coperto. Io ieri ho visto Ascoli Bari. Con la difesa, magari giocheremo anche con trequartista. Con una difesa come quella di Castori, un Raimondo e un Carboni, poi dopo lo puoi anche sono fare pochi, no? Sono sì, pochi, però dico in alcune partite poi giochi anche col trequartista, perché la squadra una squadra che ti fa densità difensiva ti fa prevenire marcatura uomo, tu li la fai. Ma io penso che siamo tutti d'accordo, dico solo che un conto avere al limite dell'area Pereiro, questo Pereiro, giusto, che ti fa la giocata e magari risolve la partita, io questo volevo dire, mentre perfetto, invece prima probabilmente giocare con Falletti, ma guarda che nelle nostre discussioni Pereiro è sempre in campo, se tratta di capire, se con poi certo lo marcheranno con meglio due punti, con due punti gli liberi anche spazio, no? Certo, infatti questo è importante, sì. Secondo me se tu fai una mediana molto coprente, perché faticanti davanti rischia la coperta di essere un po' corta, però. Pereiro con due punti, cioè perdi un principio fondamentale, quindi, che Carboni fa il quarto tranquillamente, Corazza sì, mi ha detto che lo fa il quarto, sì, allora sì, non ho sì, capito sì, qual è il problema. Vabbè, vedremo io. Però come diceva anche Gigi all'inizio, ha fatto 15 punti in 9 partite con quel sistema di gioco. Stiamo parlando a mercato aperto, quindi magari stiamo qua la settimana prossima, ci stanno altri 5 movimenti. Può essere. Stiamo parlando poi in proiezione, no? Quando anche magari tu fra 3-4 partite, 5 partite, ti ritrovi con una classifica magari che ti garantisce di poter fare anche qualche esperimento, a quel punto secondo me vedrai. Però rifacendomi all'esempio d'Alessandro, e per me passa dalla difesa magari, a 4. Magari arriva l'Ascoli che scontro diretto in casa e rischi, giochi con un trequartista e due attaccanti. Comunque a Venezia ce la giochiamo, il Venezia non sta buona, certo, fatti 5 punti, tu perdi la caratteristica dell'equilibrio, perché Pereiro fase difensiva, ma se loro stanno giusti dietro non rinuncerei Favilli mai fase ai tre, difensiva ai tre centrocampisti, no mai. Quattro, io parto da quattro, i tre sì, non si cioè, ecco, sono imprescindibili, semmai lei è un difensore centrale, è ovvio, la faccio a 4, un Gattuso alla come faticanti, va bene. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Vedi, oggi vedi, era più bello chiacchierare oggi, cioè siamo andati lunghi per la gioia di Manini che tarderà a vedere la sua Inter. Allora, grazie a tutti. A Roma pure gioca stasera. No, non gioca, a Roma macello. Sai, ieri rimasta la mitropa. Però ha giocato l'ultima, l'ha vinta. Di quanto è antipatico. Vabbè.
Grazie di averci seguito, grazie a Gianni Giardinieri, Gigi grazie. Manini e Alessandro Mari. Ci vediamo alla prossima puntata. Dubai ci stava, perché andavo a guardare uno, mi hanno criticato. Due, tre, avanti. Olè. Come